Ma no, rimpianto per il risultato, al di là del rigore, perché chiaramente non avremmo meritato di perdere per quello fatto, per come siamo stati in campo, per come abbiamo tenuto il predominio della palla, però l'episodio in questo momento ci penalizza, però ho fatto i complimenti ad uno ad uno i ragazzi perché nelle condizioni in cui eravamo abbiamo fatto una grande gara. Ma abbiamo fatto una partita con un buon livello di maturità a vederla dall'esterno, perché siamo sempre stati in controllo della partita fino all'erroraccio con cui abbiamo concesso i rigori, avevamo concesso solo una conclusione pericolosa da fuori aria, e quindi sembrava una partita in totale controllo, e lo era, e c'era Maria a fine partita ad averla vinta solamente 2-1, perché penso il campo abbia espresso un risultato nettamente, nettamente diverso. Poi chiaramente va in sofferenza finale, anche se è stata più una sofferenza di partecipazione emotiva e non una sofferenza materiale, perché mi sembra che non abbiamo concesso poi praticamente niente, una punizione da 30 metri, ma niente di particolare. Anche quando fai palo manca poco a far gol, e quindi la sto vivendo che giovedì dobbiamo giocare a Udine, che nell'ultima 4 partite dobbiamo fare 4 punti e stop, senza andare oltre a queste considerazioni. Fare punti in questo momento della stagione sembra una banalità, invece è una fatica, una sofferenza enorme per tutti, quindi concentriamoci sui risultati che ancora dobbiamo fare, senza pensare a niente oltre a questo. E le partite sono partite che hanno una logica molto diversa rispetto a prima, si vede partite completamente in mano a una squadra, poi improvvisamente risultati ribaltati nel giro di pochi minuti. E non succede solo in Serie A, perché ho visto giorni fa ho visto delle partite di Serie B e nel giro di 20 minuti 3 squadre di A se stanno vincendo 2-0 hanno perso 4-2, cioè, quindi vuol dire che ci sono veramente le condizioni fisiche e mentali perché questo possa succedere. Penso che dopo il 2-0 era anche inevitabile abbassare un po' il baricentro. L'importante era rimanere attivi nella fase difensiva e non passivi come siamo stati in altre situazioni quando ci siamo abbassati. Però, te l'ho detto prima, erano due cambi secondo me dovuti, perché erano due giocatori e potevano rischiare qualcosa a livello di incolumità fisica. Così ne siamo usciti con due giocatori e molto probabilmente giovedì possono anche giocare, perché hanno fatto solamente 55 minuti in campo. Ieri Paolo si è bloccato alla schiena durante l'allenamento, stamani stava meglio, però abbiamo deciso di fargli fare solamente uno spezzone di partita perché veniva da questo episodio, avevamo paura che si potesse ribloccare. Poi durante il riscaldamento di oggi si è bloccato alla schiena Higuain e siamo ricorsi a quello che in quel momento stava meglio, perché Paolo aveva fatto le cure ieri sera, stamani tutta la mattina, quindi era in condizione un po' migliore di Higuain, che si era bloccato proprio i minuti prima, quindi sono state due scelte di carattere fisico.